complottisti, terrafondai, novax, provax, negazionisti e tutto il cucuzzaro, cerchiamo di essere obiettivi, torniamo un attimo con i piedi per terra. È evidente che quando in rete si pubblicano dei video parlando di argomenti particolari come quello che ho trattato nell'ultimo video, parliamo delle IT alert, si scateni ovviamente la polemica fra i pro e fra i contro. Però bisogna anche essere obiettivi, dobbiamo toglierci dalla mente per un attimo tutte le varie appartenenze che ho detto prima e cercare di analizzare, quantomeno questo è un po', come posso dire, l'invito, di cosa stiamo parlando. Questa applicazione che dà fastidio, dà sicuramente molto fastidio per il concetto che è stata imposta, ovvero che non rientra in quella libera scelta che ognuno di noi è libero, ha il diritto di esercitare, ma viene imposta, è questo che dà fastidio. Ma non è un'applicazione, non è un sistema che possa essere più vulnerabile, più pericoloso e altamente, diciamo, condizionabile da un punto di vista di gestione dell'opinione pubblica più di tante altre applicazioni che volontariamente abbiamo installato. Ma cosa dire, su ogni singolo smartphone abbiamo Facebook, abbiamo Twitter, abbiamo Instagram, abbiamo tutti i vari social che volontariamente abbiamo installato e come tale siamo consapevoli o inconsapevoli, poco cambia, che comunque siamo tracciati. Volontariamente abbiamo autorizzato per consentire a chiunque di tracciare un profilo psicologico su ognuno di noi, chiunque è in grado di determinare da dove veniamo, cosa facciamo, quanti anni abbiamo, quali sono le nostre tendenze anche sessuali, quali sono le nostre ideologie politiche piuttosto che religiose. E questo volontariamente, certo, la differenza è che lo abbiamo scelto noi, mentre in questo caso l'applicazione è imposta contro la nostra volontà. Sta lì sicuramente la condizione per la quale molti stanno commentando in modo negativo, ma non è peggiore di tante altre. Si tratta di un'applicazione, tra virgolette, a mio parere, innocua. Perché innocua? Perché la condizione mentale, il condizionare le menti, è qualcosa che è soggettivo e personale. Siamo condizionati da una vita. L'utilizzo dei social ci condiziona. Basta leggere un giornale, basta guardare una qualsiasi TV che non è più libera per poter essere condizionabili. Tutto sta qua dentro, siamo noi che dobbiamo avere la capacità di saper valutare, scegliere e magari far nostro un pensiero che ci rappresenta rispetto ad altri. Questa applicazione non è peggiore di tante altre e che mai venga attivata all'occorrenza, ora siamo nella fase sperimentale, che mai venga attivata nell'occorrenza specifica che attualmente è limitata. Ma non andiamo a commentare, creiamo solamente confusione, alimentiamo l'ignoranza su quella che è un'applicazione che credo sia tutto sommato poco utile. Di questo ne sono consapevole. Credo che siano soldi sprecati, semplicemente perché ci viene chiesta dall'Unione Europea, se non vado errato, poi chi ne sa più di me scriverà nei commenti. Altri paesi hanno già attivato questa applicazione da tempo, l'Inghilterra che con la sua Brexit è uscita ha già questo sistema da svariato tempo prima di noi e non hanno creato né polemiche né confusione e né tanto critiche dal momento in cui sì, certo, è una ennesima applicazione che ci va sicuramente a geolocalizzare, ma non meno di quando abbiamo acquistato lo smartphone. Ditemi di voi, quanti di voi hanno letto le informazioni contrattuali prima di accendere, dopo aver acceso lo smartphone, nelle procedure di attivazione? Abbiamo tutti col dito effettuato così, abbiamo scorso fino in fondo, sino al punto in cui abbiamo cliccato accetta, accetta, siamo andati avanti e abbiamo attivato il nostro smartphone. Non avete idea di quante concessioni abbiamo dato in questa circostanza, concessioni che ci stanno bene, così come liberamente abbiamo scelto di iscriverci ed installare le applicazioni, le nostre applicazioni, i social che abbiamo voluto installare. Probabilmente il fastidio sta solo esclusivamente nel fatto, nella volontarietà, nell'aver installato delle applicazioni social rispetto all'obbligatorietà. Su questo punto di vista vi do ragione, assolutamente, ma in se stesso come applicazione molto meno pericolosa del
del semplice Facebook che tutti noi utilizziamo tutti i giorni. Comunque sì, ero consapevole che il video che ho pubblicato ieri avrebbe creato un'ulteriore condizione di polemiche, ma è questo che alla fin fine volevo. Perché? Perché voglio analizzare come la pensate. Io credo di avere costruito con il mio canale una elite di utenti molto più preparata rispetto a tanti altri canali, per il semplice fatto di seguire gli argomenti che tratto nel mio video. Già questo va a creare una selezione. Credo che voi che state guardando questo video, che siete iscritti al mio canale e che comunque guardate i miei contenuti, sicuramente fate parte di una elite un pochino più selezionata. E questa era la mia curiosità, vedere quelle che sono le vostre idee, le vostre reazioni, i vostri commenti nel video che ho pubblicato ieri sulla semplicissima IT Alert, applicazione che tra 3-4 mesi nessuno ne parlerà più, ce la saremo dimenticata. Chi domani acquisterà uno smartphone lo acquisterà già con questa applicazione abbinata a tante altre che abbiamo attivato anche a nostra insaputa. Detto questo, cosa posso dirvi? Certo, se vogliamo vivere con una condizione di libertà, la libertà ce la dobbiamo creare noi mentalmente, interna, perché la libertà nella società che abbiamo creato, che abbiamo voluto, che abbiamo contribuito a progredire, è una società che, se vogliamo, è ben lontana da quella libertà materiale, reale, che magari ognuno di noi ambisce. Creiamoci la libertà è mentale, la libertà è personale, siamo delle persone oneste, libere, e quindi come tale, se qualcuno in questo momento sta tracciando il fatto che mi sto trovando di fronte al bar della spiaggia di Sanremo, ma non me ne può fregare di meno, non ho fatto del male a nessuno, quindi buon divertimento a chi ha uno smartphone in tasca e a chi si preoccupa di queste cose. Molti di voi credo che siano a conoscenza del semplice fatto che è sufficiente avere lo smartphone acceso in tasca, essere tra quei soggetti selezionati per i quali evidentemente ci sono delle indagini particolari in corso, e chiunque, addetto ai lavori, è in grado di attivare microfoni e determinare e ascoltare ciò che viene ad essere, ciò che noi diciamo, ciò che noi in qualche modo facciamo durante la giornata. Diversamente da questo, chi vive una vita basata sull'onestà se ne deve altamente fregare di tutte queste cose. Costruiamoci la nostra libertà, manteniamoci la nostra libertà, cerchiamo di vivere l'aria aperta, cerchiamo di essere meno legati a questi device, a questi smartphone, alle varie applicazioni e a tante fregnacce che ci vengono raccontate. Tante volte magari le racconto anch'io involontariamente, per fortuna sono dotato della capacità di sbagliare. La cosa importante è esserne consapevoli. Detto questo, mi fa piacere con voi comprendere e capire come siamo messi, soprattutto quella che è la vostra idea, il vostro parere nel merito. Scusatemi quest'ultima distrazione, ma mi stavano chiamando e ho rifiutato la chiamata. Nulla, grazie per avermi seguito nuovamente, un caro saluto, ancora per pochi giorni di ferie e ci vediamo al prossimo video.